12 anni e ti chiami? Fred, anyone. Scrivo la storia di quel che è successo a Federico, mio figlio. Non scriverò tutto di lui, non si può raccontare una vita, anche se di soli 18 anni appena compiuti. È morto il 25 settembre, il giorno di Natale sono stati 3 mesi. Ho sempre pensato che sopravvivere ad un figlio fosse un dolore insostenibile. Ora mi rendo conto che in realtà non si sopravvive. Non lo dico in senso figurato, è proprio così. Una parte di me non ha più respiro, non ha più luce, futuro. Perché il respiro, la luce e il futuro sono stati tolti a lui. Sabato 24 settembre è stato un giorno sereno, allegro. Giustizia per Federico! Per Federico! Giustizia per Federico! Per Federico! Giustizia per Federico! Per La partita finì 1-0, spalancona 1-0, una delle poche vittorie di una delle tante stagioni da dimenticare. Andrea faceva l'edicolante e anche il giornalista. Eravamo sempre tra i primi ad arrivare allo stadio. La sua poltroncina era esattamente sotto la mia. Era l'unico che poteva resistere ai miei calci. «Hai saputo di questa mattina?» mi chiese. «In via Ippodromo la polizia ha picchiato un ragazzo di 18 anni, è morto. Guarda, domani leggerai sui giornali che è morto per droga. Ma non è così, io lo so per certo». Ebbi una reazione quasi di fastidio. Ascoltai con un orecchio, il destro peraltro. Mi interessava solo la partita, al resto pensiamo domani. Andrea non si scompose, conosceva bene i giornalisti. E infatti la storia di Federico ha molto a che fare con i giornalisti e anche con i giornalai. La partita finì e il giorno dopo, e molti altri giorni dopo, i quotidiani di Ferrara titolarono: muore a 18 anni, è giallo. Il ragazzo ucciso da un manovolante, crollato. La tragedia ieri poco prima dell'alba, in via Ippodromo in città. Si è cacciato davanti agli agenti, chiamati perché su di manovolante. Si è cacciato davanti agli agenti, 18 anni, va in escandescenza, poi crolla sull'asfalto. Scaricato da un'auto in fuga, storchiati gli amici del morto. Trovato uno scooter, sarebbe già escluso ogni legame con l'episodio. Quel giorno allo stadio Andrea aveva ragione. Il caso che il tribunale deve affrontare riguarda la morte di un diciottenne, studente incensurato, integrato, di condotta regolare, inserito in una famiglia di persone per bene, padre appartenente a un corpo di vigili urbani, madre impiegata comunale, un fratello più giovane, un nonno affettuoso al quale il ragazzo era molto legato.
tanti giovani studenti ben educati, di buona famiglia, incensurati e di regolare condotta, con i problemi esistenziali che caratterizzano i diciottenni di tutte le epoche, possono morire a quell'età. Pochissimi, o forse nessuno, muore nelle circostanze nelle quali muore Federico Aldrovandi, all'alba, in un parco cittadino, dopo uno scontro fisico violento con 4 agenti di polizia, senza alcuna ragione effettiva. Quando un affare del genere si verifica in una città civile come Ferrara, dotata di opinione pubblica e società civile reattive, di un sistema di informazione diffuso e disposto a diffondere notizie e spiegazioni e a non subire condizionamenti, il fatto di cronaca, una morte di immediato rilievo giudiziario, diventa un caso. Non un qualsiasi procedimento giudiziario, ma un affare pubblico. In questo processo si è consentito al pubblico, aprendo l'aula ai mezzi di comunicazione e radiotelevisivi, di avere piena cognizione del modo in cui si amministra la giustizia nel paese, nel bene e nel male. Si è dato modo al pubblico di formarsi un'opinione, fondata sull'esperienza diretta delle prove e del contraddittorio. Ogni persona di buona volontà e in buona fede può, se vuole, esprimere un'opinione informata. Nessuno potrà lamentare silenzi, oscurità, omissioni, il torbido che periodicamente si denuncia negli affari di giustizia. Anche in questa vicenda non tutto è stato chiarito. Rimangono vuoti, ma è possibile affermare che sono state individuate le aree, le condotte e le decisioni operative. La sera del 24 settembre 2005, Lino Aldrovandi e Patrizia Moretti, sposati con 2 figli, vedono per l'ultima volta Federico. L'ultima volta che ho visto Federico erano passate le 11, forse le 11 e mezza. È tornato a casa in modo imprevisto per cambiarsi le scarpe che aveva rotto giocando a pallone. Federico riparte con l'amico che lo aspetta in auto sotto casa. Destinazione Bologna per un concerto in un centro sociale. Indossa una felpa firmata con cappuccio, giubbotto e jeans. È iscritto al 4° anno dell'ITIS elettronica, bravo in matematica, impegnato a scuola in un progetto con l'AS per la prevenzione delle tossicodipendenze. Suona il clarinetto. È alto 1,80 m, pesa 80 kg, fa karate dall'età di 11 anni, qualche volta lavora come Pony Express per una pizzeria. Ai primi di ottobre darà l'esame della patente. Trascorre la notte al Link di Bologna. Divertimento poco, concerto così così, 2 birre, qualche sniffata e 2 francobolli di LSD. La comitiva rientra a Ferrara alle 5 e si saluta nel parcheggio da dove era partita. Federico se ne va da solo, decidendo di percorrere a piedi almeno 1 chilometro. Era una sua abitudine, raccontano gli amici. Stava bene, non barcollava, non era agitato. Ha il cellulare e senza documenti, prende via ippodromo e si allontana nel buio. Alle 6.45 Lino Aldrovandi si accorge che il figlio non è ancora rientrato. Sono andato nella sua camera e ho visto che il letto era ancora così com'era quando la era sera. Alla sera. Quindi sono subito corso da mia moglie, l'ho svegliata, ho detto guarda Federico ti ha chiamato, perché lui era sempre premuroso. Patrizia inizia una lunga sequenza di chiamate verso il cellulare di Federico, tutte senza risposta. Il numero è registrato alla voce mamma. Quando verso le 8 chiama il babbo, registrato alla voce Lino, finalmente risponde un ispettore di polizia. Chi è lei? Come chi è lei? Cioè, io sono il papà di Federico Aldrovandi, lei ha il cellulare di mio figlio in mano. Sono cose terribili. No, perché dopo c'è un passaggio che... Serve qualcosa? Vuole No, tutto bene. Allora mi dice, sono l'ispettore e poi non mi ricordo il nome. Al che
Io ho risposto, sono anch'io ispettore di polizia municipale. Abbiamo trovato il cellulare di suo figlio su una panchina e stiamo facendo accertamenti. Sono da poco passate le 8. Federico Aldrovandi è morto da 2 ore. Il suo corpo è scoperto, sotto il sole e senza lenzuolo. Il suo telefono continua a squillare a vuoto. I genitori chiamano invano ospedale e questura. Il fratello Stefano, 14 anni, parte in bicicletta per le ricerche. Solo il caso vuole che non passi da via Ippodromo. I genitori sono avvertiti quasi 5 ore dopo. È un amico di famiglia a presentarsi a casa loro, Nicola Solito, ispettore della Digos. Solito ha un figlio della stessa età di Stefano, il fratello minore di Federico. Vicini di casa e vacanze insieme. Una famiglia allargata, la definisce l'ispettore. Quando Solito è chiamato sul posto, immediatamente riconosce Federico. Mi sono avvicinato e e l'ho riconosciuto come il figlio di un mio amico. Il figlio di un suo amico. Dei miei amici. Di suoi amici. C'è mezza questura in via Ippodromo. Coordina le indagini il vicequestore Gennaro Sidero. Avete avvertito il magistrato di turno? Gli chiede Solito. Sidero mi ha fatto così con le spalle, come per dire... Tomà, non lo so. Voler dire, dobbiamo purtroppo dire il significato di questo gesto che lei fa. Cosa vuol dire? Scrollare le spalle? Non lo so. Scrollava le spalle? Ha scrollato una spalla una volta. Quel mio gesto, che comunque io non ricordo di aver fatto perché non ricordo la domanda a monte, sì. Ma non metto in dubbio che la domanda possa essere stata fatta. Avrei potuto fare quel gesto per precisare che non sapevo quello che poteva essersi verificato. Lei ebbe modo di udire il cellulare di Federico squillare? Sì. E quando lei squillava, detto, ma lei perché? Avuto... Ha detto io, ma perché non rispondete? Ma perché non rispondete? Dico, ha detto il dottor Sidero, ma perché non avvertiamo la famiglia? Avvertiteli, cioè mettetevi. Ho pensato io come padre, cioè, ma diglielo. Cioè, è solo che mi ha risposto un altro, cioè, non voglio che lo vedano così. Ma dico, ma cosa c'entra il vederlo o non vederlo così? Cioè, bisogna avvertirli, non puoi tenere un genitore in ansia. Anche io figli, se mio figlio tarda 5 minuti mi preoccupo, cioè, quindi un genitore che già tu ci hai parlato, poi ti richiamano, mi rispondi. Inizialmente speravamo veramente che avesse solo perso il cellulare, che non si sapesse niente, perché non ci avevano detto che loro vedevano Federico, loro ci avevano detto, i poliziotti, che avevano solo trovato il cellulare di lui, non ci avevano fatto cenno. Chi è stata dalla notizia alla famiglia? Ah, io, sono stato io. Vedo arrivare Nicola Solito con due poliziotti. Gli dico, Federico? Lui abbassa il capo e dice sì, Federico. Pensava avesse avuto un incidente, perché ha cominciato a dire in quale ospedale è, quale non... Un incidente? Mi fa così. Tanti momenti... Patrick, come faccio a dirtelo? Ho chiesto, è morto? Ma com'è successo? Cos'è avvenuto? Falino, guarda... Sembrava, i colleghi mi hanno riferito che lui sembrava un indemoniato che è saltato sul tetto della macchina, sul cofano, calciava. E... A un certo punto, dopo che è arrivato il personale del 118, si è sentito male. Fra i colleghi che sono intervenuti, da quel poco che ho potuto capire, sono intervenuti correttamente. Però, Lino, io e te non c'eravamo. Non c'eravamo lì. Come poliziotto, per me, da quello che ho potuto vedere, mi sembra che non ci siano grosse anomalie.
Però come genitore io mi preoccuperei moltissimo di incaricare un perito e un avvocato. E così facemmo. Chiedemmo anche se poteva farci un nome e ci fece il nome di Anselmo. Con questa nomina l'amico poliziotto ispira l'inchiesta e scompare. L'ispettore della Digos non ha mai fornito rivelazioni decisive, ma il suo non è stato il ruolo reticente di chi sapeva e non ha parlato. Piuttosto ha rappresentato il conflitto lacerante di chi avrebbe potuto sapere e ha scelto invece di non sapere. Il suo suggerimento iniziale è stato però decisivo. La tutela legale dell'avvocato Anselmo, cui si uniranno i colleghi Riccardo Venturi, Beniamino Del Mercato e Alessandro Gamberini, riempirà i vuoti dei primi atti dell'inchiesta ufficiale, ne colmerà le omissioni e ne svelerà le falsità. Patrizia e Lino non vedono il corpo senza vita del figlio. Il riconoscimento spetta allo zio Franco, fratello di Lino, infermiere professionale, non proprio uno sprovveduto. Non so se me lo permette il signor giudice, ma io gli vorrei dare quella maledetta fotografia che poi dopo circolò nel blog. Io ho visto quella cosa lì. Io adesso ve lo descrivo, però, signor giudice, ho notato la cosa che mi è saltata subito all'occhio, è stata questa ecchimosi marcata nella regione frontotemporale di sinistra, che arrivava fino allo zigomo, tutto nero. C'era un odore di sangue che mi è saltato subito all'occhio, odore di sangue. Io non conosco i segni di manganellate, non me ne intendo, non so queste cose qua. Io lo vedevo come uno investito, l'hanno scaricato da una macchina in corsa, mi dava l'impressione della persona che è rotolata, ruzzolata, cioè tutto tranne... Questa immagine tremenda è diventata l'icona di una lotta, la lotta di Federico e quella dei suoi genitori. È singolare che per una volta i più prudenti nel pubblicarla siano stati proprio i mezzi di informazione, mentre i familiari, gli amici, la gente indignata ne ha fatto l'emblema della richiesta di verità, pubblicandola su internet e esponendola nelle manifestazioni. Il racconto dello zio Franco sullo stato del cadavere scuote la disperazione dei genitori, che nominano dunque un legale, e il dolore diventa anche denuncia. Malore. Il malore stava venendo a me a vedere un'immagine così. Mi sono ricordato che Nicola mi aveva detto che c'era stato un malore. Si è sentito male. Con la testa sfondata, un malore. Ho pensato dopo. Ma... Fin dalle prime ore del pomeriggio, alcuni amici di Federico sono invitati in questura per essere interrogati. Non sanno della morte del loro amico. Lo apprendono durante l'interrogatorio. Lei, diciamo, è rimasto seduto, aveva assunto posizione particolare all'interno della macchina. Mi hanno fatto appoggiare le mani sul sedile davanti, sì. Cioè, in quale posizione? Così. E perché le hanno detto che doveva mettere le mani? Ah, non lo so. E lei è rimasto in questa posizione fino in questura? Sì. Si può dire sì o no? Sì, sì, sì. In quel momento lei era tranquillo, sereno oppure era spaventato? Direi proprio di no. Ero molto agitato. Era molto agitato. Mi avevano appena detto che era morto un mio amico. Mi sentivo accusato di aver ucciso un mio amico, praticamente. Cioè. E poi? Poi il chiedere le impronte digitali. Boh. Lei che cosa sapeva quando è andata in questura? Assolutamente niente, perché non me l'hanno voluto dire. Quando sono entrato sono stato subito aggredito insomma, mi hanno detto che io ero stato io a scaricarlo, perché mi vergognavo di portarlo all'ospedale, perché eravamo tutti dei tossici, e avevamo paura di farci vedere nelle condizioni che eravamo la sera precedente, che l'avevamo abbandonato come un cane, che non siamo assolutamente degli amici. Un funzionario, un ispettore di polizia? Sì, che è arrivato dentro la stanza e mi ha incominciato a dire queste cose. Io volevo sapere com'era morto. E quando ho chiesto com'era morto, la risposta è stata
uno schioppone, insomma una cosa, e io gli ho detto in termini tecnici che cos'è uno schioppone, e mi hanno detto che l'hanno trovato su una panchina all'ippodromo. Io penso, cioè, mi hanno fatto capire che era stato un overdose praticamente. In aula oggi ha parlato uno dei migliori amici del giovane, accusando i funzionari di polizia. Rimango da solo nella stanza con quello con i capelli bianchi, il quale si mette con la sedia perpendicolare a me e inizia a fissarmi con le braccia conserte senza dire una parola per alcuni minuti. Io mi aspettavo che dicesse qualcosa. A un certo punto fa per andarsene e io lo fermo, gli faccio: ma cos'è, in coma? Ero preoccupato ovviamente, e lui risponde con tono molto aggressivo e provocatorio, testuali parole: è morto, il tuo amico è morto perché era un drogato, anche tu sei un drogato, lo sappiamo che siete tutti drogati, dimmi da chi prendete la droga. Così che ho saputo della sua morte. Questo signore, dice Paolo, mi fu presentato come un medico legale, aveva i capelli bianchi e corti, successivamente mi resi conto di chi fosse. Che poi ho scoperto essere il capo della squadra mobile Scroccarello. Federico era sfigurato. Il titolo non piace alla questura di Ferrara e i signori Aldrovandi vengono convocati. Li attendono il questore e il capo della squadra mobile. E subito l'argomento verte su l'hanno lasciato lì, quei ragazzi, quella mattina, e si parla di droga, così, della possibilità che possa quella mattina Federico aver assunto qualcosa. Noi non sapevamo niente, cioè eravamo un libro aperto, diciamo, raccontateci, diteci cosa è successo al nostro figlio. E il dottor Graziano Elio risponde: ma guardate, abbiamo trattato la notizia molto con garbo, amici addirittura mi chiedono com'è possibile che un caso del genere, io non capivo e non so neanche adesso, però è stato fatto un trattamento di favore. Quello che noi volevamo mettere in evidenza è che gli agenti della Volante erano intervenuti per soccorrere questo ragazzo, questo era il punto che a me interessava. No, non ha parlato di questo, ha detto che gli agenti si sono fatti refertare, però non hanno alcuna intenzione di procedere nei vostri confronti, chiedendovi danni. E il dottor Scroccarello aggiunse: succede nelle migliori famiglie. Si dispone l'autopsia e si apre un'inchiesta, titolare il pubblico ministero Maria Emanuela Guerra. Le indagini sono affidate dal procuratore capo Severino Messina alla Polizia Giudiziaria, ufficio nel quale lavora l'ispettore Pietro Angeletti, legato sentimentalmente alla poliziotta che fa parte di una delle due volanti che quella mattina hanno incontrato Federico. In realtà l'inchiesta interna è iniziata subito, nei minuti appena successivi alla tragedia. Gli agenti suonano le porte di tutte le case vicine, si affacciano ai balconi e alle finestre per capire se qualcuno sarebbe stato in grado di vedere. I verbali dell'intervento sono scritti a quattro mani, concordando la versione con gli agenti intervenuti. È il 29 settembre e a soli quattro giorni dalla morte il procuratore capo Severino Messina emette il suo giudizio, ancora prima di conoscere gli esiti dell'autopsia. Faremo di tutto per scoprire la verità, ma non c'è nessun collegamento tra le lesioni esterne e la morte. Passano giorni, settimane, sono i momenti peggiori. Lino e Patrizia non hanno più notizie, restano tra mille dubbi, ma anche con il pudore, la paura, le mille resistenze ad uscire allo scoperto, ad accettare di violentare la propria vita e quel che resta, ed è molto, della loro famiglia. Hanno un altro figlio. Devono anche decidere se sottoporsi al fuoco radente del sistema dell'informazione e della giustizia. Si chiedono se ne vale la pena, perché niente restituirà una vita. Ma dica, non viene che mi uomo. No, è stretti.
Motto. A fine anno il fascicolo sulla morte di Federico è praticamente vuoto. Gli esami medici concludono che non è morto per overdose, ma probabilmente per un misterioso malore. Insomma, l'archiviazione dell'inchiesta sembra certa. Federico è morto e non si saprà mai perché. È a questo punto che la famiglia Aldrovandi, nonno e zio compresi, confortati e spinti dall'avvocato Anselmo, rompono il rispetto istituzionale verso i rappresentanti dello Stato. Patrizia Moretti, il 2 gennaio, apre su internet un blog dedicato alla scomparsa di Federico e inserisce la foto del figlio sfigurato. Dicevano anche che si era ferito sbattendo da solo la testa contro i muri. Questo si è rivelato falso, smentito dalle verifiche. Federico era sfigurato dalle percosse. Molto tempo dopo ho riavuto i suoi abiti. Sono completamente imbevuti di sangue. E la polizia mi raccontava che era drogato, che si era fatto male da solo e che tutto questo era successo perché era un povero tossico e noi sfortunati. Lo vogliono uccidere due volte. Si avvicinava il Natale ed era il primo Natale senza suo figlio. E Patrizia mi diceva: cosa possiamo fare, Fabio? Cosa possiamo fare? Non è stato fatto un atto di indagine, signor giudice. Non uno. In quei mesi non è stato fatto uno atto di indagine. E allora consigliai Patrizia mi disse: ma apro un blog. Dico: guarda Patrizia, io non so neanche cosa sia un blog. Dico: Patrizia, prova a scrivere una lettera pubblica, una lettera che dove tu dici quello che ti viene dal cuore. Va bene? Era un modo per sfogarsi perché i giornali non volevano parlare di quello che era successo. Li avevamo anche sollecitati ad intervenire, Carlino in particolare. Mi ricordo che più o meno sotto Natale eravamo andati al giornale e dicevamo: visto che è appurato che è stato picchiato, ma perché non scrivete niente? Perché tacete? Cioè, fino all'apertura del blog non si è mosso nulla, cioè silenzio totale assoluto, nessuno diceva niente. Il blog ha smosso le acque. E quindi la notizia ha scavalcato questa città ed è rientrata da fuori. Quasi 1000 commenti alle prime parole di Patrizia. Il blog è tra i più frequentati della rete. Se ne occupano i giornali nazionali e le TV. Checchino Antonini, giornalista di Liberazione, Cinzia Gubbini del Manifesto, Dean Bulletti della trasmissione Chi l'ha visto, sono i primi. Io per ora osservo e ricordo con rammarico quel suggerimento non raccolto allo stadio. Nasce il comitato Verità per Aldro. Partono interrogazioni parlamentari. Il 14 gennaio arriva al blog una lettera. Mia madre raccontava che si era svegliata verso le 5:30-6 perché aveva sentito delle urla di un ragazzo. Era riuscita a capire bene solo le seguenti frasi: basta, smettetela, basta, vi prego. Suppongo che fosse la voce di Federico che implorava agli agenti di smettere, ma di smettere di far cosa? Pensavo ci fossero state altre testimonianze, ma da quel che ho capito non si è fatto avanti praticamente nessuno. Mi sembra impossibile che in una via come la nostra nessuno abbia visto niente. Domani mattina chiederò a mia madre se è disposta a raccontare quello che ha sentito. Questa lettera apre il primo squarcio nella zona del silenzio. Così dice il preveggente cartello piantato proprio sul luogo di morte e rivolto alle case di fronte. Da questa lettera comincia la vera inchiesta sulla morte di Federico Aldrovandi. Quel cartello, zona del silenzio, oggi non c'è più. Il 19 gennaio 2006 il ministro per i rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, risponde in aula alle interrogazioni. Il ministro ripropone la versione della questura, che è quella dei quattro agenti. Inserisce un particolare che mai nessuno aveva riferito: i manganelli, o meglio, i manganelli rotti. Alle 5:45 del 25 settembre una cittadina, che è stata qui identificata, chiamava il 112 Carabinieri Ferrari riferendo testuale: uno che sta andando in escandescenza e sta urlando come un matto e sbatte dappertutto. E durante la colluttazione gli agenti hanno dovuto usare gli sfollagenti sia per parare i calci che il giovane continuava a tirare sia per sbilanciarlo. Due sfollagenti sono rotti in corrispondenza di impugnatura. Questo ragazzo purtroppo eroinomane.
Dove sono finiti i manganelli e perché si sono rotti? Perché nessuno li ha visti sul luogo della tragedia? Perché non ce n'è traccia nei verbali? Perché non sono stati sequestrati? Nemmeno le auto, in verità, sono mai state sequestrate. Le ferite sul corpo di Federico sono compatibili con i colpi inferti dai bastoni? Dalle gambe alla testa ci sono almeno 10 contusioni che sono compatibili con i colpi di un manganello. Lo dice la perizia medico-legale. Non colpi mortali, ma in alcuni casi colpi molto violenti. Una profonda lesione alla tempia sinistra, associata ad ecchimosi, compatibile con l'uso di un manganello. Una lesione alla tempia destra, compatibile con l'uso di un manganello. Una lesione in regione occipitale, compatibile con un trauma sul manto stradale. Numerose ecchimosi sul volto. Ecchimosi sugli arti inferiori, sicuramente prodotte da manganelli. Quando i due medici dell'Istituto di Medicina Legale scrivono il referto dell'autopsia, non sanno che sono stati usati manganelli. Ne vengono informati 2 giorni prima del deposito della perizia, che a quel punto non può più essere modificata. Sono giorni di grande tensione, anche istituzionale. Il sindaco di Ferrara, Gaetano Satteriale, durante la festa della polizia parla di morte violenta. Parole non gradite al questore Elio Graziano. Al procuratore capo Messina viene spedita una busta contenente 2 pallottole e minacce di morte. Inizia una lunga battaglia legale basata sulle perizie. I legali della famiglia Aldrovandi hanno ormai compreso che tocca anche a loro, o solamente a loro, fare le indagini. Per questo dispongono autonomamente analisi scientifiche, bussano ad ogni porta per trovare testimoni. Si prospettano al momento 2 verità. La prima la racconta il procuratore capo Messina sulla base della perizia medico-legale dei consulenti del PM. La mattina del 23 febbraio arrivo a Ferrara per occuparmi per la prima volta di questo caso. Non ti fidare troppo degli avvocati della famiglia, mi dicono alcuni colleghi. Attento alle querele. Il procuratore capo legge un comunicato e intrattiene a lungo i giornalisti nel suo ufficio. La perizia lascia pochi dubbi, dice. Federico Aldrovandi è morto per infarto, era agitato. Il suo fabbisogno di ossigeno non è stato supportato dai centri respiratori, indeboliti da eroina, chetamina e alcol. Nell'inchiesta non ci sono indagati. Io vi dico solo, ho ritenuto, per il clima pesantissimo che si è creato in questa città, di dover dare notizie alla stampa. Siete stati costretti a sentire finora una campana. Sono stato accusato di coprire la polizia, è stato detto che è stato creato un muro, che i testi sono stati intimiditi. Anche questo mi pare che sia una cosa veramente incredibile. Ma vabbè, insomma, il clima c'è. No, questa inchiesta non ci sono indagati. Quello che doveva fare la procura ha stabilito la procura e quindi basta, deve fare, dobbiamo discutere. Questo lo discuteranno davanti al giudice, che ne so, c'è un processo. C'è una sentenza. La seconda verità è quella dei periti indicati dai legali degli Aldrovandi. A provocare la morte è stato lo schiacciamento del torace di Federico. Gli agenti lo hanno ammanettato, era a terra, le mani dietro la schiena, gli hanno tolto il respiro, salendogli con le ginocchia sul dorso. Un'ipotesi suggestiva che nulla ha a che fare con la droga e tutto invece con la violenza gratuita e l'incapacità dei tutori dell'ordine di gestire la situazione.
quattro poliziotti, tre uomini e una donna, opposti ad un ragazzo di 18 anni. Un'ipotesi questa formulata senza riscontri diretti, ovvero sia senza testimoni che confermino ad esempio la posizione degli agenti sopra il ragazzo, la durata e l'intensità dell'azione di contenimento. La ricerca di testimoni nella zona del silenzio continua. Al procuratore capo, che parla di un clima pesantissimo, Patrizia rivolge 9 domande e scrive: se per clima si intende fiducia sul vostro operato, questa purtroppo siete ora voi stessi a dovervela guadagnare di fronte alla collettività. Le forze di polizia sono un patrimonio preziosissimo delle comunità e meritano assoluto e incondizionato rispetto. Chi mette in dubbio ciò in nome di mio figlio sappia che manca di rispetto alla sua memoria. Ciò però non significa che qualcuno non possa aver sbagliato quella maledetta notte. La mamma mostra le foto di Federico morto dopo il fermo di polizia. I segni delle botte sono evidentissimi. Guardate come hanno ridotto mio figlio. Che c'entra la droga? Ferrara, la madre di Federico Aldrovandi. Un agente gli schiacciò la schiena impedendogli di respirare. Morì per droga, non per le botte. Il caso del ragazzo deceduto durante l'arresto. La perizia del PM scagiona la polizia. Mi hanno mentito, non posso più perdonarle. Troppo sciacallaggio. Gianni Tonelli, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, difende i colleghi intervenuti in via Ippodromo e lancia critiche ad ampio raggio sugli amici che hanno abbandonato Federico. Questa società a volte non ci merita. Se non fosse stato per il buon cuore di una signora che si è presa la briga di telefonare alle forze dell'ordine, ancora là sbatte la testa contro degli altri. Il 15 marzo è la data di nascita della vera inchiesta giudiziaria. Due le notizie. L'indagine passa di mano. Il pubblico ministero Emanuela Guerra lascia per motivi familiari. Le subentra il pubblico ministero Nicola Proto. I quattro agenti vengono iscritti nel registro degli indagati. Avviso di garanzia per omicidio preterintenzionale. Allo stesso tempo viene commissionata un'altra perizia per tentare di arginare il netto contrasto tra le due precedenti. Un contrasto in realtà in buona parte apparente. L'avviso di garanzia consente finalmente di conoscere e di rendere pubblici i nomi dei quattro agenti, fino ad ora protetti dall'anonimato. I componenti delle due pattuglie, Alfa 3 e Alfa 2, si chiamano Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani, Monica Segatto. Al primo appuntamento con il magistrato, il 7 aprile, decidono di non parlare. C'erano dei poliziotti che naturalmente sanno bene come sono andati i fatti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, questo è un loro diritto. Tante altre persone però hanno cominciato a parlare. Ho visto un poliziotto steso su un ragazzo che era steso a terra. Questo poliziotto era abbastanza concitato, insieme a una poliziotta che aveva un accento veneto. E ricordo benissimo che diceva che ansimava, questo ragazzo respirava malissimo. E diverse volte gli ha chiesto aiutatemi, aiutatemi. Eppure nella bella Ferrara, città patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'unica testimonianza diretta viene da una cittadina del Camerun in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Quella mattina osserva impietrita la scena dalle finestre della sua casa, la fa vedere al figlio sedicenne. Scorge le gambe e il busto di Federico, sopra di lui ci sono gli agenti. Si chiama Anne-Marie, è cattolica, frequenta la parrocchia di Don Domenico Bedin, rifugio accogliente per molti extracomunitari. È lo stesso sacerdote che la convince a parlare con un avvocato, Tiziano Tagliani, che 3 anni dopo sarà eletto sindaco. Il 16 giugno 2006 Anne-Marie viene ascoltata in incidente probatorio davanti al GIP Silvia Giorgi. A 2 PM e a 7 avvocati. In 2 ore e mezzo di deposizione, Patrizia e Lino rivedono gli ultimi minuti di vita del loro figlio. I poliziotti erano là fermi, fissi, e i ragazzi si avvicinavano verso di loro e loro dicevano: apri il baule, aprilo. Allo stesso tempo l'ho visto per terra, continuando a picchiarlo, questo
poliziotti che continuavano senza fermarsi a picchiarlo quando lui era per terra, tutti come le formiche che sono già là per, con i bastoni, sì, che avevano qua, che fanno così per picchiarlo. Per picchiare. C'è uno, un poliziotto, che gli mette le mani qua. Che gli mette le mani qua dove? Deve sui dire... capelli, e lo vedo per terra, hai capito? Ho capito. Sì. Perché quando è per terra io cerco di vedere la situazione, esco a questo punto, esco completamente e mi metto qua. Perché mi metto qua. Si mette all'angolo del suo balcone? Sì, per vedere. Per vedere. Che cosa vede lei? Il corpo per terra? Cosa vede? Ma lei dice corpo, io dico che corpo? Vedo una persona per terra. La poliziotta dov'è? Sui piedi. Sui piedi. Un altro poliziotto dov'è? Cosa sulle significa? Cosce. Il terzo invece, quello che lei era dice... Era sulla parte superiore. La ragazza si siede, ha detto. Sì. Si siede per terra o sui piedi del ragazzo? Per terra, non lei per terra. Lei per terra perché lei ha questa cosa che batte i piedi del ragazzo con questo affare. Questo affare che cos'è? Il bastone che hanno i poliziotti. Il bastone che hanno i poliziotti, va bene. E invece il quarto rimane sempre in piedi? Sì, lui vicino alla macchina. Si libera ogni tanto per entrare nella sua macchina, per uscire, e ogni tanto che esce lo picchia. Lo vedo che... con i piedi. Cosa fa con i piedi? Tempesta con i piedi. Cosa significa tempesta con i piedi, signora? Ma lo picchia tanto. Ci vuole dire quello che ha visto con i bastoni? No. Ma l'hanno picchiato, cosa si fa con i bastoni? Tutti e quattro, proprio su di lui, così, è una cosa che dura minuti. Dopo un attimo loro dicono, ma c'è il sangue, e lei risponde, è la roba, mica siamo stati noi. Dopo un altro un po', perché loro continuano il loro lavoro, dopo un po' lei dice, ah, ci sono le luci accese. E moderate che ci sono le luci accesi e a questo punto vedi che si calmano un pochettino e arriva a questo punto arriva la macchina dei carabinieri. I carabinieri arriva quando loro non picchiano più, no. Quando vengono i carabinieri è finito. Peggio di quello che pensassi, vorrei vedere in faccia queste persone, ancora non le ho viste, vorrei sentire le loro parole. Vorrei sentire la loro coscienza di padri, di genitori, di poliziotti. È la prima estate senza Federico. La famiglia Aldrovandi è più che mai determinata ad andare avanti. Il 17 luglio sarebbe stato il suo compleanno, ne avrebbe fatti 19. Un incontro con il presidente della Camera, Bertinotti. A fine mese, a Roma, incontro con il presidente della Camera, Fausto Bertinotti. Il 2 settembre a Ferrara, in prefettura, altro incontro con il ministro degli interni, Giuliano Amato. Lì non esce particolarmente scosso. Che ne esca un processo nel quale la città possa, in modo trasparente, poter vedere e capire che cosa successe quella mattina. Sei giorni dopo il questore di Ferrara, Elio Graziano, viene trasferito alla questura di Modena. È un'estate di concerti, di iniziative e di manifestazioni. Scendono in campo anche i tifosi. Negli stadi e nei palazzetti del basket risuona lo slogan «Giustizia per Federico». Il 25 settembre è il primo anniversario della morte di Federico. Ferrara esce dalla nebbia, 8.000 in strada, titola il quotidiano Liberazione. Alla partenza del corteo c'è il nuovo questore Luigi Savina. Ho detto ai genitori che comprendo tutto quello che loro stanno facendo, ivi compreso una manifestazione. Verità grido il tuo nome, per quello che non doveva succedere, per quello che non è ancora successo, perché non accada mai più. Io chiedo come tutta la mia famiglia, come tutta questa gente, che ci sia un processo. Io la morte l'ho sempre immaginata, vestita in nero e incappucciata. Forse non ci crederai nemmeno tu, ma quella notte la morte aveva una divisa blu. Alcuni commercianti hanno chiuso le serrande, altri cittadini hanno aperto le finestre. Erano
alle 5 di mattina. Un grande risultato oggi, ma è anche un grande inizio. Era l'alba di un giorno e di una vita. Come andò per l'esattezza non ricordo, ma in quella vita. Il nuovo questore ha introdotto subito un clima nuovo, molto positivo in città, che io apprezzo tanto, e quindi mi pareva giusto testimoniare oggi appunto che la città vuole voltare pagina, vuole chiudere un episodio difficile e particolarmente doloroso. Riempiranno la città per scoprire se abiti anche qua. Verità gridò il tuo nome e migliaia di persone. Adesso posso davvero sperare che queste risposte ci arrivino grazie al vostro aiuto. Si va avanti. Il 9 gennaio 2007 il pubblico ministero comunica ai quattro poliziotti indagati che le indagini sono terminate. Il 22 marzo c'è la richiesta di rinvio a giudizio per eccesso colposo. Il 20 giugno l'udienza preliminare per decidere se processare o archiviare. Ma prima di quel giorno emerge un nuovo scenario investigativo. Il pubblico ministero Nicola Proto si accorge di non avere nel proprio fascicolo il brogliaccio originale dell'intervento della pattuglia Alfa 3 di quel 25 settembre. Nel consegnarlo al magistrato, il capo della squadra mobile di Ferrara ammette: aprendo per la prima volta il registro degli interventi del 113 custoditi in cassaforte, ho constatato che il foglio originale è stato modificato, in particolare l'orario del servizio. Dunque alla procura è stato consegnato un falso. Nella stessa missiva tra organi dello Stato, il capo della mobile comunica ancora al pubblico ministero: presso il locale gabinetto di polizia scientifica sono tuttora conservati in congelatore reperti di sangue relativi al giovane Aldrovandi. I medesimi vengono messi a disposizione della signoria vostra mediante deposito presso la medicina legale di Ferrara. La lettera è del 12 febbraio 2007. Dunque ci sono falsi e omissioni compiuti non dai quattro agenti, ma da altro personale della questura. Così di fatto, mentre si sta chiudendo un'inchiesta, quella sulla morte, se ne apre una seconda per favoreggiamento e omissioni d'atti d'ufficio. Il 22 giugno, dopo 5 ore di udienza preliminare, la giudice Silvia Migliori stabilisce che i quattro poliziotti devono essere processati. I particolari nel servizio di Luca Ponzi. Omicidio col... Sono accusati di aver provocato con la loro condotta la morte di Federico. Pena massima prevista per questo reato, 5 anni. La prima udienza pubblica si terrà il 19 ottobre. Quel 19 ottobre 2007 io sarò in quell'aula, Federico, in attesa di quei quattro. Le risposte dovranno essere chiare ed inequivocabili per rispetto di una vita e delle stesse forze dell'ordine. Ora basta. Sarò lì come tuo papà, come cittadino e anche come poliziotto. Il 19 ottobre 2007 parte il processo, aula numero 2 del Tribunale di Ferrara, giudice monocratico Francesco Maria Caruso. Pontani Enzo, Pollastri Luca, Alfa 3, Forlani Paolo, Segatto Monica, Alfa 2. Devono rispondere del reato di omicidio in eccesso colposo. Si terranno in tutto 37 udienze, saranno ascoltate decine e decine di testimoni e consulenti scientifici. Gli imputati saranno presenti in aula per tutte le udienze. Due di loro salteranno quella finale, il giorno della sentenza. Non mancheranno mai i genitori di Federico. Sempre affollata la zona riservata al pubblico. Alla destra del giudice parenti e amici del ragazzo, alla sinistra colleghi e personale della polizia. Il giudice autorizza le riprese televisive. I quattro imputati chiedono di non essere ripresi in volto,
ma gli occhi dell'aula sono tutti su di loro, soprattutto quelli di Patrizia e Lino. È la prima volta che guardano in faccia le quattro persone accusate di aver ucciso il figlio. Uno dei quattro imputati ha preso la parola in aula per fare una dichiarazione anche a nome dei colleghi. Sentiamo il dovere di riservare le prime parole pronunciate in questo processo ai familiari di Federico. Comprendiamo e condividiamo il loro dolore per la morte del figlio. Nel contempo riaffermiamo con serena fermezza la convinzione della piena correttezza del comportamento da noi tenuto in quella tragica mattina del 25 settembre. Siamo certi che il dibattimento che oggi si apre saprà dimostrarlo, fugando tutte le ombre che sono state sollevate nei nostri confronti in questi due anni di calvario giudiziario. Allora, quello che hanno detto dopo due anni di silenzio assoluto, solo perché erano davanti al giudice, lo trovo forse offensivo, ecco, non lo accetto. La sensazione che ho avuto è stata netta, proprio di ipocrisia. In questo processo non mancano le sorprese. In alcuni casi la prova si forma in aula grazie alle indagini che nel frattempo sia gli avvocati di parte civile che il pubblico ministero continuano a svolgere. Il processo ha il compito di ricostruire secondo per secondo quello che è successo quella mattina. Tanti fotogrammi dispersi e slegati, da ricomporre secondo una sequenza logica e temporale. Il film di quella mattina va proiettato così. Poco dopo le 5 nel parcheggio di via Tumiati a Ferrara, Federico saluta gli amici e se ne va da solo a casa. Una lunga camminata come sua abitudine. Federico percorre via Ippodromo, una strada a fondo chiuso per le auto, ma non una strada isolata. Sulla destra molte case, sulla sinistra l'ippodromo. In fondo un parchetto, con la strada che continua sulla destra a ridosso di altre abitazioni. Tra le 5:15 e le 5:22 fa 9 chiamate dal proprio cellulare, tutte telefonate indirizzate ad amici. Vista l'ora, alcuni cellulari sono staccati, altri squillano a vuoto. Perché queste telefonate? La frequenza ravvicinata fa pensare che il ragazzo abbia bisogno di comunicare urgentemente qualcosa, che abbia bisogno di aiuto. Gli avvocati della difesa sostengono invece che questo è il segnale di un mancato controllo di se stesso. Ha perso la testa. Il successivo fotogramma conosciuto è sonoro ed emerge dalla registrazione telefonica nella quale un abitante della zona chiama i carabinieri per segnalare grida moleste provenienti dal parchetto. Sono le 5:48. Carabinieri? Buongiorno, scusi, senta, io abito qui in via Ippodromo, al numero 24. Sì. Proprio davanti al parco c'è uno che sta andando in escandescenza, sta urlando come un matto e sbatte dappertutto. Non ho capito se sono uno o in due perché è nascosto dagli alberi e le voci vengono da lì. La caserma dei carabinieri è a 300 metri in linea d'aria dal luogo della segnalazione, ma per competenza territoriale i militari allertano la polizia. Sono le 5:50. Pronto? Sì, qui è via Ippodromo. Sì, praticamente c'è uno che sbatte la testa contro i pali. Sicuramente sono in due perché questo qui parla, ma l'altro è coperto dagli alberi. Allora, uno che si sta autolesionando? Sì, si sta facendo male. Vabbè, per un passaggio, d'accordo. La circostanza della testa contro i pali è totalmente inventata dall'operatore del 112 e a lungo questo costituisce un grave equivoco, fuorviando le indagini. Nessun testimone ha mai detto che Federico si faceva del male da solo. Anzi, dalla prima telefonata emerge chiaramente il dubbio che già alle 5:48 potesse non essere solo. La signora parla di una o due persone, di rumori e di voci. Ma se la polizia ancora non è stata chiamata, chi c'è a quell'ora nel parchetto di via Ippodromo? La prima pattuglia, Alfa 3, viene infatti spedita ufficialmente sul posto dall'operatore del 113 alle 5:53. Ciao Bulgan, è la 2. Ciao, dimmi. Ascolta, dov'è che è questo qua che batte la testa contro un palo? Ma in via Ippodromo. Te l'ha passata i carabinieri sta roba? Sì. Buongiorno, volevo ci segnalare, secondo in via Ippodromo c'è un ragazzo che si sono in stato di semi-ubriachezza, perché che ci continua a urlare. Stiamo già, sì, ci stiamo già portando lì. Cosa c'è, da solo o sono in due?
presumo ci sia anche un'altra, perché sembra che parli con questa persona qua. Va bene, adesso stiamo già arrivando. Bene. Grazie. Oh, arrivano gli altri. Vuol dire che l'ambulanza qui. Ma che è successo? Hanno fermato l'individuo, adesso l'individuo sta poco bene. Appena arrivano, i medici tentano disperatamente la rianimazione, ma non c'è nulla da fare. Federico è morto. Secondo la prima sommaria identificazione, ha una trentina d'anni, vestito da centro sociale, indossava invece una felpa di marca, tossico e tatuato. Era il timbro della discoteca impresso sul dorso della mano. Carabinieri? Oh, niente, noi siamo qua, c'era sto pazzo scatenato che si è avventato contro i colleghi della polizia, non so come cazzo è successo, è morto. È morto? No. Dalla questura, il primo a giungere sul posto è il responsabile delle volanti, il sovrintendente Luca Casoni. Parla con il centralinista Marcello Bulgarelli e gli comunica che il ragazzo è morto. Improvvisamente la registrazione della telefonata si interrompe. La chiamata invece prosegue, dura 1 minuto e 20 secondi, la registrazione 22 secondi. Federico resterà per ore sull'asfalto, senza lenzuolo. Marcello, dimmi. Questo è morto. Che è successo? Chiamo il funzionario e chiedi se può venire. Sì, ascolta, mi puoi dire? Per me gli ho detto stacca. Stacca la registrazione, ci posso aver detto stacca. Perché la registrazione si può staccare. Penso di sì, sì, credo di sì. Mi può confermare che lei ha staccato la conversazione perché non per volevi che eventuali indagini su questa conversazione appurassero cosa vi siete detto? No, per parlare liberamente. Appunto, per parlare liberamente... La questura di Ferrara si mobilita. Sul posto ci sono una quindicina di persone, manca solo il magistrato di turno. Perché in tanti se tutto è chiaro e non c'è nulla da nascondere? Il questore Elio Graziano, in ferie, è sostituito dal vice Gennaro Sidero. Viene chiamato anche Nicola Solito, ispettore della Digos, ed è lui, l'amico di famiglia, a riconoscere Federico. Non c'è mai stato il lenzuolo. Come? Non c'è mai stato. Ah, non c'è mai stato il lenzuolo. Infatti, dico, ma perché non lo coprono? Perché... Cioè, però non riuscivo a dire, guarda, copritelo almeno, metteteli qualcosa addosso. Io da quando sono arrivato fin quando sono stato via è stato sempre così. Senta, ispettore, lei ha avuto qualche diverbio, qualche piccola discussione con qualcuno in relazione a questa vicenda? Oh, c'è stato, come lei ben sa, l'ispettore Angeletti, che all'epoca era, non so in che rapporti, comunque c'è stato un legame affettivo con la Segatto. Una mattina, entrando lì nello spaccio bar che abbiamo in caserma, mi ha detto «Begli amici che c'hai, begli amici, stai attento tu, stai attento». La telefonata delle 7.36 tra polizia e carabinieri dimostra quanto sia chiara la percezione che qualcosa di strano è successo. Pronto? Sì, ciao, scusa il disturbo. Ma dimmi. Sono ancora lì in via Ippodromo tutti. Ah, per forza. Ok. La grande. Alla grande. Ma poi, ma si è capito cosa è successo? No. Si è capito incastro. Si è capito incastro adesso. Sì, loro hanno detto che è stata questa colluttazione. C'è poi. Stata colluttazione, però magari questo qui aveva già sbattuto la testa. Ma che stupido, non lo so sinceramente. Guarda. Tu le registrazioni ce le avete, no? Di chi vi ha chiamato? Sì, ci ha chiamato una ragazza. Noi. Una ragazza, sì. Sì, che sbatteva la testa adesso a sinistra. Dice che sbatteva la testa? Sì. Ma è importantissimo questo. Certo, certo. Certo. No, è importante che non vanno nei guai con lei. Ma sicuramente delle pesche ce le ha. Sicuramente. I manganelli spariscono. Nessun accertamento sulle auto, né vengono sequestrate. Le relazioni sull'accaduto vengono fatte dagli stessi agenti e per questo i primi periti impostano i loro referti senza sapere dell'impiego dei manganelli. Per gli agenti, Federico era semplicemente un disturbato.
L'indagine si concreta nel paradosso dei principali indiziati di un grave delitto che indagano su loro stessi. Non avevano materiale possibilità di metterli a verbale. Non è stato mai fatto un verbale degli imputati nell'immediatezza del fatto? No, non è stato fatto. Per quale ragione? Non lo so. Nell'udienza del 26 giugno per la prima volta parlano i quattro agenti, per la prima volta davanti ai familiari, per la prima volta davanti alla giustizia. La verità, secondo la polizia, la racconta Enzo Pontani, il biondo, il capo pattuglia di Alfa 3, la prima volante ad arrivare sul posto. Faceva dei salti su se stesso, aveva gli occhi fuori dalla testa. Inizialmente sembrava un extracomunitario. Quello che mi ha sconvolto in quel momento, era il collo. Aveva un collo taurino con delle vene che gli uscivano quasi. Siamo qui per aiutarti, gli dissi. E all'improvviso uno scatto fulmineo salta sul cofano dell'autovettura e mi sferra un calcio al volto. E a un certo punto mi sono sentito anche toccare la pistola. E lì ho preso paura, ho detto qua se capita che mi sfila la pistola qui qualcuno si fa male sul serio. Io non so, non avevo mai visto una cosa del genere. Mi urla dal finestrino e sembrava che volesse mangiarmi la testa. Nella descrizione della prima colluttazione compare il particolare della pistola, mai emerso dai racconti e dai verbali precedenti. È strano come un fatto così eclatante nella vita professionale di un poliziotto non meriti nemmeno una menzione. Ancora una volta l'esigenza di una difesa perfetta prevale sulla coerenza. In realtà gli agenti si armeranno con i manganelli. Federico potrebbe scappare. Alle sue spalle c'è una zona impercorribile alle auto, ma resta nel parchetto. Dicono gli agenti, lo vediamo che ringhia tra il buio degli alberi. Arriva la seconda volante, Alfa 2. Ricordo che appena scesa, poi tra l'altro gli ho chiesto ma vi hanno sparato. Federico parte di nuovo all'attacco e gli agenti lo affrontano con i manganelli. Mi ha impressionato, era lo sguardo, perché fissava a me. Tutta la versione è tesa a provare che non c'è stato uso ingiustificato di violenza, che gli agenti si sono solo difesi e hanno tentato di immobilizzarlo e che il giovane, dopo essere stato ammanettato pancia a terra, improvvisamente è morto. La prima contestazione riguarda l'uso dei manganelli. Nel cadere, Aldrovandi, logicamente buttandosi indietro, mi ha preso per il maglione che avevo addosso e mi ha trascinato a terra con lui. Nel cadere, il manganello che era libero su questa mano qui ha fatto perno per terra e sul fianco e si è spezzato. Improvvisamente il ragazzo si è rivolto verso di me e mi ha tirato un calcio dal basso verso l'alto. Io sono riuscito a malapena impugnare lo sfollagente a due mani, che ho preso un colpo sullo sfollagente e mi sono visto volare la parte più lunga dello sfollagente alle spalle. Abbiamo a che fare con dei manganelli di gomma, vecchi, di 20 anni, certamente ossidati. Nell'attività di addestramento si è rotto il 30,6% dei manganelli. Quindi è facile che un manganello si rompa. Un soggetto ha delle ferite alla testa compatibili col manganello, voglio capire come si faccia a sostenere che non sono ferite di manganello. Si sono limitati a colpirlo alle gambe. Dopo, se l'abbiano preso o non preso, oggi so che è stato colpito più volte. Però era quello che dovevano fare e l'hanno fatto veramente in maniera perfetta. Mi dissero, aggiunge il dirigente delle volanti, che i manganelli non li avevano usati per colpire. E perché non poter tenere in mano una cosa che non usa? Questo l'ha chiesto a Forlani. Ai diretti interessati. Ma lei non gliel'ha chiesto questo? No. Un altro punto contestato della ricostruzione riguarda la richiesta di aiuto di Federico e il presunto schiacciamento del torace provocato dalle ginocchia degli agenti. Non ha mai detto, non ha mai pronunciato, cioè non ha mai chiesto aiuto, non ha mai parlato. Non ha mai parlato. Non ha proprio parlato, proferito parole, assolutamente no. Ha sentito invocazioni di aiuto da parte di Federico Aldrovandi? Assolutamente no. Aldrovandi non ha detto assolutamente niente, Aldrovandi. E poi ho sentito una voce di donna che parlava veneto e diceva come ti chiami, e ho sentito rispondere Federico. E lei ha soggiunto, figuriamoci se è il suo vero nome. Ha risposto a questa sua domanda? Un ringhio.
Non ha detto sono Federico Aldrovandi? Assolutamente no, un ringhio. E poi a un certo punto ho sentito quest'altra voce del ragazzo che diceva aiutatemi, e lei ha detto sì, adesso ti aiutiamo noi. Non ha mai detto la frase adesso ti aiutiamo noi? No, assolutamente no. C'è chi ha parlato di torace sfondato dai manganelli, fermo restando che di tutto questo non vi è traccia alcuna negli esami autoptici. Non ha ricevuto un colpo nella maniera più assoluta. Ribadisco che erano due persone, sotto c'era una persona, sopra ce n'era un'altra. Ho visto soltanto le gambe del poliziotto e sentito le tre voci come sopra detto. Mi scusi, avvocato, cos'era il poliziotto steso in terra da solo? Signora, cosa ci faceva? Guarda. Se diceva metti lì le manette! Prossimo applauso, uscite tutti. Quando Federico è abbattuto a terra, lo colpite con calci alla testa? Assolutamente no. Che domanda. Lei lo dice per sé, può escludere che lo abbiano fatto altri? Le ho già detto che se qualche mio collega presente lì con me avesse infierito su questa persona, avrei infierito io su di loro. Lei esclude che ci possano essere state azioni lesive, a parte i colpi alle gambe, ovviamente. Ma lo... Da parte vostra. Escludo nella maniera più assoluta, guardi. Nella maniera più assoluta. Vabbè. Diversi altri abitanti di via Ippodromo parlano al processo. Io non ho sentito niente e tantomeno non ho visto niente. Avevo l'appartamento con l'aria condizionata, pertanto avevo chiuso anche i vetri. Sono stata svegliata dagli agenti al mattino che era già successo il fatto, ecco. Non ho visto niente e non voglio sapere niente. La polizia si deve anche difendere della volta. Certo. Io dico che le forze della polizia fanno il loro dovere alla notte. E che dovere fanno? Della volta ci rimesso anche la pelle. E della volta purtroppo ci sono delle vittime. E ci sono. E non c'entrano niente. Non ho altre domande. Le incongruenze nella ricostruzione fornita dai quattro agenti non sono finite. Il processo ne propone una più generale e in qualche modo clamorosa. È il fattore tempo, la durata di quell'incontro-scontro fatale a non essere credibile. Quando Alfa 3 ha incontrato Federico? Per quanto tempo è stato accompagnato fino alla morte? Le registrazioni telefoniche e le testimonianze consentono di stabilire con ragionevole certezza una durata minima, almeno dalle 5:15, dall'ora cioè della prima telefonata al 112 dei carabinieri. Dunque l'incontro dura almeno 25 minuti. Per i poliziotti, invece, la scena è molto più breve. L'incontro con Federico avviene dopo le 6, il ragazzo muore una decina di minuti dopo. Ma non sono solo i risultati delle indagini a smentire questa ricostruzione. E lo stesso Enzo Pontani, con questa telefonata delle 6:12, alla centralina della polizia. Sì, ma che è successo? Ah, niente, qui abbiamo a che fare con un pazzo di 100 kg. Ma state bene voi? Ma siamo tutti da refertare, adesso te lo dico. Ma io voglio sapere se state bene, vabbè, dopo la... No, ma guarda che non sto scherzando, siamo tutti sbucciati. Questo è un pazzo duro, ci ha spaccato anche la macchina. Una portiera, un vetro, tutto. Abbiamo una lotta di mezz'ora con questo. Proprio male. Abbiamo abbastanza di brutto. L'importante è adesso, solo che adesso è svenuto, non so, mezzo morto, svenuto, non so. Perché lei usa questa espressione, l'abbiamo bastonato di brutto? È un modo di dire, ma lei capisce che è una frase detta così, cioè, anche l'Italia contro l'Olanda è stata bastonata di brutto. Sono maniere di dire. Sono maniere di dire, questa è la sua spiegazione. Certo. Per la cronaca e la completezza dell'informazione, la partita di calcio a cui si è riferito l'imputato Pontani è Olanda-Italia, 9 giugno 2008, campionati europei. Risultato finale 3-0 per gli olandesi. Azzurri bastonati di brutto dagli orange, per l'appunto. L'11 gennaio 2008, in aula si proietta il filmato girato dalla polizia scientifica. Le immagini non sono nuove. La trascrizione dei commenti degli uomini in divisa, sì.
si è suicidato. No, lo chiamano al cellulare. Che è la madre? Sì. Chiediamo chi è morto. Aspetta, ancora. È il papà? Sì. Dobbiamo dirgli che è successo qualcosa. Il portafoglio lo prendo io, eh. Ma i carabinieri l'hanno visto che era ferito. Gli altri bandi? Adesso dove sono? Ci vorrebbe della benzina qui. Magari questo è la prima volta che si impasticava. Siete già passati in quello carico di Bologna? Al bar Vienna, all'angolo della strada, si passa più tardi. Forse all'edicola ti dicono qualcosa, però se tu vieni qua in via Ippodromo, noi stiamo facendo la prima palazzina al civico. Prova a sentire eventualmente se c'è qualche altro testimone. Io mi chiedevo, se tu hai un cane sotto qui nel locale che è aperto in via Bologna. Si chiama Aldrovandi Federico. Non mi sta mica prendendo bene, sai, per questa partita qui. Si mettono un po' troppo. No, il padre no. Si è ammazzato così, da solo. Dovete dire che qui era da solo. Chi è che vi ha chiamato? Da un palazzo di fronte, una signora. Il nome però non glielo so dire. Però sta arrivando, alle 9 dovrebbe essere qui. Nessuno degli altri deve sapere di questa cosa. Anch'io sono genitore, ma la gente deve sempre polemizzare, sempre, sempre. Ci vuole un testimone su quella panchina. Qui è partita per tutta questa merda. Qua è dove è avvenuta la prima colluttazione. Paolo, ferma di registrare. Sì, un attimo. Ferma di registrare. Sì, un attimo. Che è finito. Mancano ancora alcune sequenze importanti dei fatti di via Ippodromo. Che cosa ha provocato la morte di Federico? Perché è morto Federico? Avvocati della difesa e dell'accusa, pubblici ministeri, giudici, girano questa domanda ai medici. Le indagini conterranno ben 6 perizie e bisognerà aspettare l'ultima, presentata peraltro nelle fasi finali del processo, per avere una ragionevole certezza sulle cause di morte. La domanda è secca. Beh, se questo ragazzo fosse andato, l'avessero accompagnato a casa gli amici, sarebbe morto ugualmente. Poteva morire lo stesso. Anche a casa, sì. Anche se girava per il parco. Persone che si affrontano, persona che viene atterrata in quella postura e gli manca l'aria, muore. Ecco, questa è in sintesi, perché è inutile che ci stiamo qui a dilungare, in sintesi è la situazione. Posizione prona consente di ventilare in maniera assolutamente normale. Io ho dei malati che sono rimasti in posizione prona per mesi. Sulle note di queste argomentazioni spesso accademiche si arriva all'udienza del 24 novembre 2008. Ancora una volta sono gli avvocati di parte civile a fare una scoperta investigativa. Si accorgono che nel fascicolo contenente le foto scattate durante l'autopsia sul corpo di Federico manca quella del cuore. Circostanza strana, assolutamente casuale, si dice, non importa. Fatto sta che la foto viene recuperata e sottoposta a giudizio del professor Gaetano Tiene, uno dei maggiori esperti al mondo di cardiopatie, in particolare di morti improvvise. Un esperto già citato peraltro dagli avvocati che difendono i poliziotti per sostenere la loro tesi. La risposta è sorprendente, scrive il professor Tiene.
C'è una macchia scura sul cuore, è un ematoma, l'origine traumatica, con probabilità molto elevata, è la causa della morte. Il giudice decide non solo di ascoltare il professor Tiene, ma di riconvocare anche gli altri periti per metterli a confronto. Professor, buongiorno. Niente di nuovo, perché questo era stato descritto, solo che non era stato interpretato, perché quella macchia bluastra posteriore, incredibilmente e clamorosamente, devo dire, proprio è in corrispondenza del fascio di His, cioè di quel filo elettrico che mette in connessione gli atri con i ventricoli e che controlla in un certo senso lo stimolo elettrico dei ventricoli. Guardi, io ho fatto 10.000 autopsie in vita mia, ho fatto 500 casi di giovani che muoiono improvvisamente. Io non ho mai visto nessuno che possa morire, a meno che non abbia una malformazione congenita, che possa morire per eccesso di sforzo o per eccesso di stress, se ha un cuore normale. Una morte improvvisa di questo tipo, sulla base di quel referto anche di ematoma, non può altro che essere una morte violenta. Non so se se la sia procurata lui stesso, per carità, cioè, ma in questo caso non mi risulta che sia stato un incidente. Questa non è una morte naturale. Ma lo è senz'altro un colpo di scena, anche perché quello che lei dice non è stato detto da nessuno prima di lei. Abbiamo ascoltato fior di medici legali e di luminari, consulenti del PM, della parte civile, della difesa, periti del giudice. Nessuno è patologo cardiovascolare. Purtroppo gli altri non lo sapevano, mi dispiace, non lo sanno, non lo so. Io li insegno queste cose qua agli studenti. E è clamoroso questo reperto qua, anche nella mia esperienza, chiedetemi, è clamoroso. Federico muore per una compressione al torace. È stato il suo cuore di 18 anni a dircelo. Il dibattimento del processo termina con questa prova del cuore. C'è stato un uso sproporzionato. Il 19 giugno 2009 inizia la discussione. Il primo a prendere la parola è il pubblico ministero Nicola Proto. Il cofano non presenta una ammaccatura neanche a pagarla. Abbiamo soltanto un segno della scarpa sul fascione nero. Questo è quello che noi abbiamo rispetto a questo balzo sul cofano. Aiutatemi, vuol dire che c'è una persona che ha bisogno di aiuto, subito, c'è una persona che sta morendo e che ha un respiro affannato. E la condotta alternativa qual è? Qual è la condotta alternativa che si richiedeva ai quattro agenti? Era una e semplice, era quello di girarlo. Senza quell'incontro Federico Aldrovandi, a mio avviso e secondo quello che ho detto, non sarebbe morto. Chiedo che vengano condannati alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione. Nei giorni successivi parlano gli avvocati della famiglia Aldrovandi e i difensori dei quattro poliziotti. È agghiacciante che si verifichi un tradimento di tale gravità. Non si bastona di brutto per mezz'ora, non si bastona di brutto per mezz'ora. Bisogna fare qualcosa di diverso dal creare il gioco della violenza, il gioco del combattimento. Ha una frattura tra due corpi dello Stato. Loro hanno avuto l'idea di venire a capo con la forza. È un tradimento, è un altro tradimento, io li processerei per altro tradimento, perché quando entri nel corpo di polizia devi rispettare la divisa, il tuo ruolo. Non hanno chiamato l'ambulanza, hanno chiamato i rinforzi, qualcuno che con la forza aggiungesse forza. Si è andato avanti con un processo mediatico, signor giudice, perché siccome le indagini non c'erano, il processo l'abbiamo fatto noi. Finché si muove, ma è qui il rimprovero di imprudenza, finché si muove vuol dire a rischio della vita. Era un drogato e quindi fatti suoi. I genitori imparino a tenerlo a casa. Queste sono le cose che abbiamo sentito dire. 80 kg che balzano da terra sul cofano. Beh, c'è qualcosa che non va in questa versione. Non esprimeteci la vostra solidarietà fasulla. Abbiate il pudore di lasciarci in pace. Ho finito. Ha assunto 2 francobolli e mezzo di LSD, ha assunto popper, ha assunto marijuana. Questa è la situazione delle droghe che la signora Moretti sa e cerca di non voler sapere. E mi fa tanta pena. E noi vogliamo condannare questi quattro disgraziati per queste meravigliose disquisizioni scientifiche. Le hanno picchiato in testa con una violenza tale da non lasciare il bernoccolo. Signor giudice, noi difendiamo 4 persone per bene. Non difendiamo 4 delinquenti.
Difendiamo quattro persone per bene che sono state coinvolte in una vicenda giudiziaria come questa soltanto per avere fatto il proprio dovere. C'è un'orma di piede che si colloca nel cofano, e lei lo vedrà dai rilievi della scientifica, sotto il vetro. Ci siamo intesi? Un giovane aggressivo, violento, e bisogna necessariamente usare la forza. Io ritengo che lei debba senz'altro assolvere gli imputati, perché il fatto non sussiste. Il giorno della sentenza non è il giorno della verità, è quello dei dubbi e delle paure che quasi unisce vittime e presunti colpevoli. La verità la sa solo Federico, la sentenza di un giudice ambisce e spera di assomigliarle. Il giorno della sentenza è lunedì 6 luglio 2009. La mattina sono previste le repliche, in serata il verdetto. Arrivo presto in tribunale, sono le 8:30. I camion Rai per la diretta già parcheggiati in via Borgo Leoni. Avverto il fastidio per una presenza invasiva e tardiva. Il processo è stato completamente ignorato dai telegiornali nazionali, che solo oggi escono dal letargo per cibarsi di lacrime e contestazioni. Infatti non mancano le sceneggiate. Durante le repliche della mattina, un gruppo di giovani lancia in aula volantini con la scritta «Poliziotti assassini». Il lancio prosegue anche nel lungo corridoio del tribunale, che come ex liceo, il liceo classico Ariosto, di volantini ne aveva visti molti ai miei tempi. C'è un perenne falso movimento quel giorno, come se tutti camminassero a vuoto. Un andirivieni isterico fatto di poche parole a mezza bocca. Seduto in un angolo, da solo, alla sinistra della porta dell'aula, l'ispettore Nicola Solito, l'ispettore della Digos, l'amico di famiglia, quello che diede la notizia, quello che consigliò di prendere un avvocato, che disse «non è successo nulla ma io non c'ero», che consigliò di lasciar perdere ma di far decidere il cuore. L'ispettore che scelse di non sapere e che poi sparì. Io penso che l'ispettore Nicola Solito sia venuto convinto della soluzione dei suoi quattro colleghi e che sia venuto per compiere un atto che ha la forza di essere indifferente e superiore alla sentenza. Nicola Solito quel giorno consegna prima della sentenza una lettera indirizzata a Federico e l'affida come un testimone al fratello Stefano. Carissimo Federico, non avrei mai pensato di scriverti una lettera, ma oggi, come non mai, ne sento il bisogno. Da quel maledetto 25 settembre non c'è notte e giorno che non ti penso. Ho sempre davanti agli occhi quella tremenda immagine del tuo corpo senza vita. Da ragazzo ho sempre sognato di fare il poliziotto e quando finalmente ho indossato quella divisa sono stato l'uomo più felice del mondo. Quella mattina mi sono chiesto mille volte perché è toccato proprio a me e mentre andavo verso casa tua cercavo le parole per come dirlo a tuo padre Lino, a tua mamma Patrizia, a tuo fratello Stefano. Non c'è stato bisogno di parole, è bastato uno sguardo. Con i tuoi genitori abbiamo deciso di non vederci e di non frequentarci più per motivi di opportunità, perché non volevamo che qualcuno nel vederci insieme potesse pensare o credere chissà che cosa. Gli amici si vedono nel momento del bisogno e io non ho potuto stargli accanto. Il tuo papà mi ha chiesto cosa avrei fatto se quella mattina ci fossi stato io sul posto. Il tuo era e doveva essere il più semplice degli interventi che una forza di polizia può affrontare e risolvere. Quella mattina potevi essere chiunque, il figlio di chiunque, la persona più onesta e disonesta di questo mondo. Quando ci si trova di fronte una persona nelle condizioni in cui ti hanno descritto, la prima cosa da fare è chiamare un'autoambulanza con un medico al seguito. Una volta arrivato il medico, con questi si concorda come intervenire. Di solito si immobilizza il soggetto ed il medico pratica un'iniezione con del calmante. C'era solo questo da fare e niente altro. Perché quello che è invece accaduto quella mattina e da quella mattina in poi è un incubo. In tutto questo tempo ho dovuto fare i conti con me stesso e con tutto quello che mi circonda, da una parte l'uomo e dall'altra il poliziotto,
perché io ero l'amico. E per questo ho subito gratuitamente delle minacce, battute, commenti fuori luogo. Sono arrivato al punto di non avere più fiducia in nessuno, a non sapere più di chi fidarmi. Gente che è arrivata a fare quello che ha fatto. È capace di tutto. La sentenza non mi interessa, qualunque essa sia. Da oggi mi interessa solo tornare a fianco dei tuoi genitori. Come poliziotto ti chiedo perdono per tutto quello che ti hanno fatto. Ti voglio bene. Un bacio. Nicola. Il popolo italiano, il Tribunale di Ferrara, ha pronunciato la seguente sentenza. Dichiara Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri responsabili del delitto loro ascritto e li condanna alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione, oltre spese processuali. Ci si sente male. Tutti fuori. Perché non doveva essere così complesso? Perché poteva essere trattato fin dall'inizio come un normale accertamento di responsabilità, non c'era bisogno di farne un paradigma, diciamo, della società civile contro le istituzioni che impediscono l'accertamento della verità. E poi perché non riesco comunque a dimenticare che l'esito di questo processo non restituisce ai genitori e al fratello di Federico, Federico stesso. Quindi si sta male come se non fosse successo niente. Non è finita. Il 5 marzo 2010 il giudice Monica Bighetti, con rito abbreviato, condanna altri tre poliziotti della questura di Ferrara. Un anno a Paolo Marino, l'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto in via Ippodromo subito dopo la tragedia. 10 mesi a Marcello Bulgarelli, responsabile del centralino del 113. 8 mesi a Marco Pirani, ufficiale di polizia giudiziaria. I reati contestati: omissione d'atti d'ufficio e favoreggiamento. Una domanda alla base dei fatti non ha avuto risposta. Che cosa ha provocato, che cosa ha scatenato lo scontro fisico tra il ragazzo e la polizia? Un equivoco, un fraintendimento, una falsa accusa? Il motorino appoggiato e nascosto in una siepe del parchetto è un motorino rubato. Federico non ha documenti. Chi sei? Lo hai rubato tu. Quando ci hai visto hai tentato di nasconderlo. Forse per questo Federico telefona ripetutamente agli amici. Ditegli voi chi sono, che siamo stati insieme tutta la notte a Bologna, che non ho rubato niente. C'è un ultimo fotogramma sfocato, non identificato dall'inchiesta. Il cellulare di Federico viene immediatamente recuperato dalla polizia. Vengono controllati i numeri. Un investigatore si accorge che c'è un numero memorizzato privo del nome a cui si riferisce. C'è solo il numero, insomma. Prova 2 o 3 volte a comporre questo numero. Le telefonate partono dalla questura e in qualche modo in questura restano, perché il numero corrisponde a quello dell'ispettore Massimo Dossi. Perché Federico aveva nella sua rubrica telefonica il cellulare dell'ispettore Dossi? Chi gli aveva dato questo numero? Cosa se ne faceva? Lo aveva mai usato? Si erano mai parlati o incontrati Federico e l'ispettore Massimo Dossi? La Repubblica Italiana, il Tribunale di Ferrara, in nome del popolo italiano, dichiara Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri responsabili del delitto loro ascritto. E li condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. La prima certezza di questa storia nera
è che se quella mattina Federico Aldrovandi non avesse incontrato Paolo Forlani, Luca Pollastri, Enzo Pontani e Monica Segatto, sarebbe ancora vivo. La seconda è che se al pestaggio non avesse assistito dalle finestre della propria casa un'immigrata camerunense in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, oggi ne sapremo molto meno e probabilmente l'inchiesta sarebbe stata archiviata. La terza è che se gli operatori delle volanti avessero strumenti tecnici, preparazione specifica e un minimo di cognizione su come immobilizzare le persone e su come controllare i propri nervi e le proprie paure, tutto questo non sarebbe successo. Il 25 settembre 2009, quarto anniversario della morte di Federico e primo dopo la condanna, Anne-Marie Seguet ha abbracciato i genitori del ragazzo. Ci penso ogni tanto e non dormo. Ne ho sofferto tanto e continuo ancora a soffrire oggi. Non so se ce la farò mai un giorno. Poi su questa via non ci passo più. Non posso immaginare di essere l'unica, ecco, di essere stata l'unica. Perché via Ippodromo non è una via deserta, una via dove ci sono delle case, delle persone che vivono, che passano, è una via viva, si può dire viva? Sì, è una via viva, via Ippodromo è una via viva. Avrebbe voluto fare, se potevo, se non avevo paura, se avevo pensato che potesse essere la fine. Ma lui era lì con delle persone adulti che facevano il loro lavoro e uno dice e la polizia la fa e la sta facendo bene, peccato, tutto qua, peccato, poi non lo so. Grazie. Niente. Degli insetti pungono e degli insetti no. Vero che qui ci sono tanti insetti che pungono e tanti che non pungono. Certo! E adesso quello che punge di più qual è? Il calabrone. Un vero amico, come ce ne sono pochi. E quando penso a lui, penso che la cosa più triste è che l'abbiano ucciso quando era adolescente, aveva solo 18 anni e quindi l'abbiamo conosciuto solo fino a un certo punto, nel senso che eravamo amicissimi, però avrei voluto conoscerlo almeno fino a 20-25 anni, insomma dai 18 ai 25 anni, anche in seguito si cambia. Mi dispiace essermi perso quel passaggio della sua vita. Il sorriso è stata una cosa che il suo sorriso mi ha sempre messo felicità anche a me. Un sorriso ricco di vita di 18 anni. Magari potrà sembrare una stupidata, però magari focalizzato anche proprio al ricordo dell'ultima sera, però quando giocava a calcio, cioè i rumori, i gesti, i versi, proprio la, cioè manifestava proprio la voglia di vivere, di, cioè era proprio espansivo. Non so, questa cosa mi è molto rimasta, probabilmente perché l'ultima sera c'è stata appunto tutta questa cosa e quindi per forza quella serata ce l'ho lì, però questa cosa mi è proprio rimasta davvero dentro. La camminata, era una camminata molto particolare, lo riconoscevi istantaneamente, un'inoccolata, così la prima cosa che mi viene in mente è questa. Thank you.
io sono diventato padre di un bimbo che adesso ha 9 mesi e si chiama Federico.